Attenzione. Diamo inizio a questa sessione sui metadati che descrive e mette insieme e e molti delle persone dell'Istat che, che stanno svolgendo questo lavoro che è essenziale. È un essenziale lavoro per l'integrazione a vari livelli, nella, dalla fase di data collection alla fase di, lavorazio, eh, di lavorazione del dato, trasformazione del dato fino alla fase di diffusione. Eh, come, come molto spesso accade, ci stanno aspetti concettuali aspetti tecnologici ma soprattutto c'è un aspetto di, di processo e di governare questo processo di mettere insieme visioni e in qualche modo di condividerle quindi quello che, che poi alla fine nelle, nelle situazioni complicate mh, dove la, bisogna lavorare mettendo insieme più competenze e più Tenendo, è la parte più complicata, il processo, condividere i processi, condividere e quindi far, eh, diciamo far emergere e far vivere una cultura comune su questi aspetti. Quindi oggi descriviamo questo importante lavoro e ci sarà una breve tavola rotonda alla fine. E la prima, il primo intervento sarà di, di Francesca. Maria Francesca Loporcolo che descrive proprio questa attività del tavolo, e gli obiettivi. E la governance. Io so abbiamo poco tempo. Sarà abbastanza cattivo. Metterò un timer. Quindi, quando, quando la, il quindi sarete tutti molto richiamati. Al ve lo metto quando state. Quindi avrete ma non c'è la dalla parola a Francesca. Okay. Eh, buongiorno a tutti. Per chi non mi conosce, appunto, sono Maria Francesca Loporcaro, lavoro nella direzione metodologica e dal 2017 faccio parte eh, di questa iniziativa che è appunto il tavolo per l'armonizzazione dei metadati standard d'istituto. Eh, il mio intervento. Eh, si gira, no? Scusate, eh, già cominciamo con. Non funziona? <ride> Grazie. Ok, perfetto. Grazie. Allora, il mio intervento è un intervento che introduce eh, l'iniziativa sostanzialmente delineando alcuni elementi di contesto in cui l'iniziativa si inserisce, gli obiettivi del tavolo. E la governance, come diceva prima Piero Falorsi, cioè proprio il processo che abbiamo messo in piedi eh, per arrivare alla definizione dei metadati standard. Per quanto riguarda gli elementi di contesto, sicuramente dal punto di vista istituzionale, il processo di modernizzazione e di ristrutturazione dell'ISTAT rappresenta la cornice di riferimento in cui il lavoro di armonizzazione si inserisce. In particolare, appunto, con la modernizzazione che ha avuto l'obiettivo di eh, aumentare l'offerta e la qualità delle informazioni sfruttando la centralizzazione di alcuni processi, si è passati da un'organizzazione per silos indipendenti di produzione ad un'organizzazione invece con un sistema integrato di indagini basato sugli archivi statistici. E quindi, proprio per questo lavoro di integrazione eh, di indagini diventa fondamentale il processo di armonizzazione dei metadati. E eh, dal punto di vista internazionale anche Eurostat ha attivato a, diciamo attiva da diverso tempo un'attenzione per eh, l'armonizzazione, in particolare si sta lavorando proprio per la definizione del regolamento Integrated European Social Statistics che fornirà una base legale unica per la regolamentazione di tutte le indagini sociali. Quindi non ci saranno più regolamenti specifici indipendenti per le varie indagini, ma una regolamentazione unica. E dentro questo contesto, ovviamente, il processo di armonizzazione e di integrazione, soprattutto delle variabili sociali ha una rilevanza importante. Ehm, quindi in questa cornice di riferimento il Comitato di Presidenza dell'Istat nel 2017 ha ravvisato la necessità di istituire un gruppo di lavoro che appunto viene chiamato tavolo per l'armonizzazione dei metadati, inter interdisciplinare e interdipartimentale, a cui partecipano colleghi sia delle strutture produttive ma anche delle strutture trasversali. Che ha il compito appunto di definire metadati standard d'istituto. Cosa sono i metadati standard? Sono metadati armonizzati e condivisi, eh, riutilizzabili all'interno dei vari processi eh, dell'istituto e nelle diverse fasi del processo produttivo, quindi a partire dalla raccolta fino alla diffusione dei dati. Il coordinatore, di questo lavoro è il sistema unitario dei metadati, il SUM, che è un sistema eh, appunto dei metadati strutturali che sono quelli che descrivono le statistiche, che acquisisce i metadati dei sistemi di istituto che contengono dati, li acquisisce e li gestisce e coordina questo processo per l'individuazione dei metadati candidati al processo di armonizzazione. Quindi dicevamo, l'obiettivo di questo gruppo è proprio quello di individuare metadati standard eh, attraverso la formulazione di una proposta di armonizzazione che poi vedremo in seguito in che modo viene eh, formulata. Eh, questa armonizzazione viene fatta proprio in, te in termini di nomi di variabili, di codici, di lemmi e di codelist associate tenendo conto anche dei riferimenti internazionali e degli standard internazionali per, per i vari metadati. Le ricadute per gli utenti e i vantaggi di questo lavoro sono abbastanza evidenti dentro un sistema appunto, integrato di, di fonti e eh, il primo evidente vantaggio è proprio quello della possibilità di confrontare e analizzare congiuntamente i dati attraverso appunto, un sistema di metadati integrato perché abbiamo proprio dati omogenei dal punto di vista dei codici e delle definizioni. Inoltre, eh, utilizzare una terminologia armonizzata rende eh, più agevole la ricerca dei dati attraverso appunto opportune funzionalità e anche eh, il riuso dei metadati standard. È proprio uno degli obiettivi di questo tipo di lavoro. Eh, per arrivare alla definizione del metadato standard abbiamo strutturato un processo eh, che qui molto brevemente descriverò eh, nelle tre macrofasi principali. La prima è la fase istruttoria, che è quella che prevede la raccolta del materiale utile, lo studio eh, del metadato, anche attraverso lo studio degli standard internazionali e soprattutto il coinvolgimento di tutte le persone, di tutte le strutture che eh, utilizzano quel metadato, quindi per raccogliere il più possibile le esigenze eh, dalla fase appunto di raccolta fino alla fase di diffusione. La seconda fase è quella di discussione e consegna in cui viene eh, verificata l'applicabilità della proposta di armonizzazione che conclude la fase istruttoria e questo tipo di verifica viene fatta tramite i servizi trasversali. Infine c'è poi una fase di valutazione della proposta del, del metadato, ehm, di responsabilità diciamo, della dirigenza dell'ISTAT, del, del direttore competente che una volta eh, analizzata la, la proposta di armonizzazione e verificata nell'applicabilità lo valida come metadato standard dell'istituto e a quel punto l'istituto fa riferimento proprio a quel, a quel metadato. Nell'esperienza che abbiamo fatto fino adesso ehm, abbiamo visto l'importanza di definire alcuni ruoli e alcune funzioni istituzionali, in particolare ne cito alcuni come il referente del metadato che è sostanzialmente l'esperto. Individuato e nominato in modo abbastanza formale dalla, dal direttore competente per quel metadato che si occupa di seguire la fase istruttoria, la raccolta delle informazioni, il confronto con gli standard internazionali. Si occupa inoltre di coinvolgere eh, le strutture che utilizzano quel metadato, le persone che poi effettivamente ci lavorano per raccogliere le esigenze. Si occupa di redigere questa relazione tecnica con la proposta di metadato armonizzato. Un'altra figura che abbiamo trovato importante è il referente di direzione che è, potrebbe essere sia il direttore eh, diciamo responsabile di quel metadato oppure una persona da lui incaricata che si occupa di seguire tutto il processo e anche di eh, sostenere il direttore nelle funzioni di validazione del, del metadato. Ecco, io ho concluso il mio intervento, eh, che aveva l'obiettivo appunto di aprire il, la descrizione dell'iniziativa. Bravissima. <ride> eh, do la parola a Simona Pace che descrive... E il quadro delle attività svolte e, e le linee guida. Buongiorno, io sono Simona Pace e lavoro alla direzione per la raccolta dati. In questo mio intervento vi darò un quadro molto veloce sulle le attività che abbiamo svolto all'interno del tavolo e, e sulle attività su cui stiamo attualmente discutendo e lavorando. Innanzitutto, come, come diceva prima Francesca, eh, questa iniziativa si inserisce nel quadro più generale della politica di modernizzazione dell'Istituto. E in, questo, in questo contesto l'idea che ha la base è che l'armonizzazione richiede il coinvolgimento di tutti i diversi soggetti che a vario titolo ehm, contribuiscono alla costruzione del sistema delle statistiche. Per questo motivo i componenti del tavolo sono colleghi che si occupano di armonizzazione dei metadati in diverse strutture. Non solo le strutture dei settori di produzione, ma anche le strutture eh, trasversali, per cui eh, oltre ai colleghi della Direzione delle, delle Statistiche Sociali e dei Censimenti, eh, la Direzione della raccolta dati, la Direzione eh, che si occupa delle metodologie, la Direzione della, che si occupa dell'informazione e della diffusione. E, accanto a questo nucleo fisso, di volta in volta, sono invitati a partecipare alla definizione degli standard gli esperti individuati delle classificazioni oggetto dell'armonizzazione. Siamo partiti, la prima fase del lavoro si è concentrata sulla definizione di una serie di classificazioni standard eh, utili per il censimento della popolazione. Eh, quindi ci siamo concentrati su questo primo appuntamento davvero importante per l'Istituto. E, per questo siamo, abbiamo svolto una ricognizione delle classificazioni che erano già in uso presso il censimento, ma anche presso tutta una, una serie di altre ehm, indagini, eh, sia campionarie che anche dati di fonte amministrativa. Eh, una volta svolta questa ricognizione abbiamo formulato eh, delle, delle proposte. Eh, di armonizzazione eh, proposte che tenessero conto eh, in termini sia di nome della variabile di, di codici utilizzati di classificazioni, ma anche di e di popolazione di riferimento del dato, quindi ecco non solo la, la classificazione, ma tutto quanto il corredo eh, a supporto della classificazione. Um, questo queste che, eh, che sono qui illustrate sono le prime classificazioni su cui noi abbiamo fornito una proposta di armonizzazione, eh, che sono le principali variabili sociodemografiche. Parallelamente, eh, come vi ha presentato Francesca nel suo intervento precedente, abbiamo lavorato alla costruzione di una proposta per la gestione eh, dei metadati standard. Quindi è una proposta che descrivesse gli attori, i ruoli e le diverse fasi del processo di, eh, di armonizzazione. Eh, come ci siamo organizzati? Eh, a partire appunto dalla Costituzione del tavolo abbiamo lavorato in maniera molto serrata, ci siamo incontrati sistematicamente. E per le prime classificazioni abbiamo deciso di lavorare in plenaria. Non, per quale motivo? Anche per poter definire al meglio non solo gli obiettivi e quindi le classificazioni, le proposte di classificazione, ma anche per, ehm, per individuare e mettere a punto gli strumenti e le modalità di lavoro. Successivamente invece ci siamo divisi poi in, in sottogruppi che via via lavorano le diverse proposte di armonizzazione. Um, il lavoro eh, ha riguardato in prima battuta la fase di acquisizione dei dati, quindi abbiamo lavorato proprio su, sui questionari di indagine, ma successivamente si è allargato alla... Mh, a, abbiamo ritenuto di dover fare una validazione complessiva che riguardasse anche la fase di diffusione. Infatti lo voglio appunto sottolineare ehm, che... Eh, Um, nel definire le, 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 nel definire, diciamo, le classificazioni eh, abbiamo tenuto conto di tutte le esigenze degli, degli utilizzatori, quindi, da una parte, le esigenze definitorie eh, espresse dagli esperti tematici, le esigenze che provengono dalla, dalla normativa eh, nazionale e internazionale, sia quella vigente sia quella in corso di. Uh, di approvazione, ma anche le esigenze che sono poi variamente espresse dagli altri settori, come appunto la raccolta dati piuttosto che la diffusione. Um, nella, nella definizione delle classificazioni, eh, diciamo abbiamo curato anche un'armonizzazione in termini di formato in cui presentiamo le diverse classificazioni. A titolo di esempio. Uh, vi faccio vedere la classificazione sullo Stato civile. Qui presento solamente due eh, possibili diciamo, versioni della classificazione. In realtà ne abbiamo individuate diverse perché abbiamo visto che in diversi casi, oltre alla classificazione diciamo, che viene proposta dal, eh, dal tavolo, è necessario mantenere delle altre versioni di classificazioni che sono, per esempio, utilizzate eh, da, da altre indagini che hanno, per esempio, degli input diversi o da indagini di tipo amministrativo. Um, quindi diciamo uh, una standardizzazione in termini di nome della variabile ma anche di, di codici, di descrizioni. In particolare sui codici uh, abbiamo utilizzato uh, dei codici alfanumerici parlanti um, mutuati dall'inglese. Eh, questo tipo di, di codifica eh, è risultata la più utile, insomma la più opportuna, in quanto si tratta di codici che rimangono fissi nel tempo. Quindi per esempio eh, nel caso in cui eh, per una serie di motivi dovessero essere aggiunte delle nuove modalità, per esempio nello Stato civile sono state aggiunte le nuove modalità relative al, alle unioni civili, in questo modo la classificazione non cambia ma semplicemente si aggiunge una nuova modalità che, eh, che però non, eh, non va a cambiare la, la gerarchia delle diverse modalità. Um, oltre al lavoro diciamo oltre alle classificazioni abbiamo svolto anche un lavoro um, ci siamo concentrati anche sulla definizione delle codelist uh, codelist che sono ok code list che sono l'insieme di tutte le, le modalità aggiuntive rispetto alla classificazione che è stata um, definita um, Abbiamo raccordato le codelist già presenti in, in punto stat a quelle che venivano proposte dal gruppo. Ma eh, di, di questo, di questo diciamo, eh, studio su classificazione e su codelist vi parlerà poi Anna Calabria nel suo eh, intervento specifico sui titoli di studio. Su cosa stiamo lavorando, e sono in chiusura infatti, su, su cosa sta lavorando adesso il tavolo. Eh, continuiamo a lavorare sul territorio che rappresenta insomma, una questione abbastanza complessa, soprattutto per quanto riguarda eh, diciamo, lo storico relativo alle unità geografiche nazionali. Um, abbiamo iniziato e stiamo lavorando insieme ai registri uh, per, per validare e costruire delle, pervenire delle definizioni standard dei metadati sui registri che seguono lo stesso processo di validazione che abbiamo identificato. E stiamo lavorando ehm, in direzione del glossario unico. L'obiettivo è arrivare appunto a un glossario unico d'istituto per armonizzare e standardizzare le diverse definizioni che spesso a seconda delle, delle diverse fonti sono poi differenti. E di questo poi proseguirà e, e ci racconterà nello specifico qualcosa Claudia Brunini. Grazie. Grazie, ringrazio bravo, bravo. anche per la Scusate. difficoltà <ride> di raccontare in così poco tempo tutto quello che è stato fatto. Adesso parla Claudia, come era già stato annunciato, e ci parlerà del glossario unico. E il tema di Claudia è piuttosto complesso, ma le chiedo anche a lei di riuscire ah, diciamo, a mantenere il tempo. Eh, cammino così. Allora, buongiorno, sono Claudia Brunini, lavoro nella direzione della diffusione e cultura statistica e vi parlo diciamo del percorso che stiamo facendo per raggiungere. Per raggiungere in istituto... No, sono tornata indietro. Devo tenere premuto? vi parlo diciamo del percorso che stiamo facendo in istituto per eh, cercare di, di raggiungere un glossario unico vi descrivo la situazione attuale tra poco dovrebbe arrivare una slide diciamo che la illustra graficamente però insomma attualmente in istituto abbiamo una molta una molteplicità di glossari perché fino ad oggi ehm, ciascuno organizzava un proprio glossario ciascuno intendo ciascuna pubblicazione ciascuna Uh, ciascun, settore, ecco, diciamo, ecco, ciascun settore di produzione tematico um, organizzava un proprio glossario che poi faceva uscire nelle, nelle pubblicazioni. E nelle pubblicazioni diciamo, che, che, che curava, così come de, per esempio anche i prodotti di flagship, i più famosi rapporto annuale e annuario statistico, avevano dei propri, eh, dei propri glossari che cosa succedeva? Che eh, questi glossari non erano tra di loro armonizzati, perché, veniv perché diciamo, venivano creati in assenza di comunicazione, senza un coordinamento e senza una collaborazione fra i settori. La conseguenza di questo era che eh, c'è una mancanza di gestione dei sinonimi, ovvero eh, attualmente, attualmente diciamo, può accadere che gli stessi lemmi possono eh, essere utilizzati eh, con diversi <ride> significati, ma anche ehm, la situazione contraria, ovvero il medesimo lemma può avere eh, più definizioni. E, m, vi possono essere definizioni con contenuti incongrui oppure definizioni e lemmi formulati in maniera non omogenea. Ancora all'interno di questi glossari diciamo, tematici eh, possono esserci dei termini non appartenenti al linguaggio specialistico, perché l'obiettivo diciamo, che ci vogliamo dare è quello di arrivare ad un glossario unico che serva a tutti i settori dell'Istituto, tutte le eh, pubblicazioni dell'Istituto e che riesca a tracciare diciamo, i confini del linguaggio specialistico in uso all'interno all dell'Istat. Ovviamente un'organizzazione illustrata in questo schema eh, può garantire contenuti armonizzati, una governance che implica integrazione, efficienza, comunicazione, coordinamento, cooperazione e collaborazione. Allora, ci siamo chiesti anche perché eh, è utile un glossario all'interno dell'Istituto. Il glossario appunto come eh, abbiamo detto può aiutarci a definire i confini del linguaggio in uso all'interno dell'Istat e quindi può aiutare alla comunicazione sia interna, ovvero fra specialisti, ma anche soprattutto oh, mh, rispetto all'esterno, quindi può aiutarci ad ampliare gli utilizzatori dei nostri dati perché in questo modo noi riusciamo a renderli più comprensibili. Il che diciamo, questa, questa, questa slide illustra molto semplicemente che cos'è un linguaggio settoriale. Un linguaggio settoriale è un linguaggio specifico. La terminologia di un linguaggio settoriale può, um, ha delle particolarità, ovvero uh, si sovrappone con il linguaggio naturale, con il linguaggio comune parzialmente perché può utilizzare dei termini mh, con definizioni diverse. Quindi mh, da qui noi vediamo perché mh, è importante per noi e, e, e per aiutare chi legge i nostri dati a definire con chiarezza questi aspetti. Allora, attualmente abbiamo detto che stiamo cercando di ehm, incamminarci verso un glossario unico, la cosa non è semplice. Quindi eh, stiamo mettendo in atto alcuni passi. Innanzitutto abbiamo formulato degli standard, questi standard riguardano i lemmi e le definizioni e poi abbiamo cominciato a lavorare sui glossari più ampi presenti in istituto, vedo quelli riguardanti i, i, mh, i prodotti integrati, i prodotti generali, qual quali l'annuario, il rapporto annuale o il vecchio glossario che era pubblicato online. Abbiamo diciamo, uh, fuso questi glossari e abbiamo uh, creato da questi un glossario, uh, un glossario che attualmente ehm, ha circa mille termini che sono fra di loro integrati e che utilizzano degli standard unici rispetto alle definizioni ai lemmi. E, questi, questo diciamo, glossario è andato a, a formare un database terminologico, questo database eh, è formato di alcuni campi, ovviamente il campo principale è il termine, ma a ciascun termine sono associati una serie di informazioni che lo collegano al, ehm, che lo collega al, ai processi statistici all'interno dell'istituto e ai vari domini di uso. Gli obiettivi, i prossimi obiettivi sono eh, diciamo, l'obiettivo più importante è quello di migrare questo, all questo glossario all'interno del sistema unico dei metadati, così che il glossario possa parlare e si integri eh, con tutto il sistema dei metadati dell'istituto. Eh, L'obiettivo invece diciamo, più, uh, più ampio eh, riguarda una nuova governance, ovvero questo glossario unico dovrebbe essere eh, accessibile a tutti i settori di produzione, i quali eh, quando oh, diciamo, realizzano una propria pubblicazione dovrebbero, dovrebbero eh, riuscire a, preleva, a prelevare i termini direttamente da questo serbatoio. Per garantire l'armonizzazione è necessaria una validazione, ovvero oh, che centralmente venga diciamo, mh, controllata e monitorato oh, l'aderenza di, eh, di ciascun termine del Corsario ai, agli standard che sono stati definiti. E a questo stiamo lavorando. Grazie. Bravissima. E entriamo adesso su un aspetto di produzione, proprio come la, questo processo d'armonizzazione da, è, è importante per la parte di data collection, quindi la prima parte della, eh, del nostro processo produttivo. Addirittura... <ride> super brava. Allora, sì, e quindi Sabrina Barcherini che ci descrive questo aspetto. Sì, buongiorno a tutti. Anch'io lavoro alla, raccolta, alla direzione eh, della raccolta dati e vi racconterò quindi il ruolo eh, che ha la raccolta dati eh, nelle attività del, del tavolo, che ha il compito quindi di eh, valutare l'adeguatezza delle proposte fornite al, dal tavolo. E verificare quindi l'effettiva eh, applicabilità in fase di acquisizione. Con la modernizzazione e eh, quindi l'adozione della Generic Statistical Business Process Model, eh, quindi le eh, attività di raccolta dati hanno assunto una connotazione, come già detto, eh, trasversale e quindi tutte le attività che riguardano il disegno, dalla progettazione del, degli strumenti. E delle tecniche alla costruzione vera e propria e del questionario correlativo test alla raccolta vera e propria dei, dei dati. In questo contesto quindi ovviamente l'armonizzazione ha assunto un ruolo ancora più importante rispetto al passato. È importante che l'istituto parli la stessa lingua, una unica lingua, nelle varie fasi del processo produttivo ma anche tra eh, i diversi processi di produzione. È importante quindi eh, eh, cominciare a lavorare eh, sull'armonizzazione il prima possibile in modo tale che eh, tutte le attività possano essere replicate nelle fasi eh, successive. Per questo quindi che dal punto di vista della raccolta dati... È importante eh, puntare all'armonizzazione già in fase di eh, descrizione delle variabili e quindi delle classificazioni e alla eh, progettazione delle tecniche e degli strumenti. Uh, il questionario è lo strumento che ci permette di raccogliere eh, le informazioni eh, a cui siamo interessati e mh, alla quale sono associate del, mh, dei metadati, a partire dalle classificazioni, ma che riguardano anche le domande e i loro raggruppamenti in sezioni, le definizioni relative. A concetti espressi nelle domande stesse o nelle modalità di istruzione, eh, nelle modalità scusate eh, delle, delle domande, ma anche nelle istruzioni per la compilazione o ehm, per definire il concetto che vogliamo indagare, alle regole intese come, ehm, come filtri eh, o come regole di eh, compatibilità eh, tra eh, più variabili all'interno dello stesso questionario. Le variabili associate alle domande, tutta la messaggistica che riguarda quindi eh, messaggi, ad esempio, eh, di alerte, di warning nel caso, nel caso in cui le regole vengono via, eh, violate, soprattutto per i questionari elettronici, eh, tutte le eh, istruzioni relative alla, com alla compilazione. E Uh, alle modalità di risposta, di ma anche ad esempio alle ricevute ehm, di, ehm, di notifica dell'avvenuta registrazione all'accesso eh, elettronico del sistema o di invio del questionario elettronico. E non ultimo il layout che, mh, che rende il questionario più fruibile e più ehm, eh, comprensibile da parte del rispondente. L'Istituto quindi sta eh, ponendo la massima attenzione a tutti i metadati della, legati al questionario eh, e quindi alla loro armonizzazione e con particolare attenzione ha cominciato quindi a lavorare eh, sulle classificazioni. In che modo quindi la raccolta dati eh, è intervenuta al lavoro eh, al tavolo? Al compito, come vi ho detto, quindi di, verif di verificare l'adeguatezza delle proposte tenendo conto quindi delle esigenze che nascono proprio in fase di acquisizione e che possono dipendere dalla natura del rispondente ma anche dalla tecnica utilizzata. E I due contesti sono fortemente collegati, uh, in che modo ovviamente utilizzeremo ci rivolgeremo in modo uh, diverso: e, mh, utilizzeremo eh, i questionari avranno dei, dei linguaggi diversi a seconda che il mio rispondente sia una famiglia quindi degli individui oppure mi rivolgo a delle aziende o imprese per le quali probabilmente ho bisogno di un linguaggio più tecnico e specifico rispetto a un linguaggio più, ehm, più friendly e colloquiale che dovrò utilizzare quando mi rivolgo agli individui. E importante è la tecnica, nel senso che dovrò tener conto della possibilità di disporre di una, della presenza di un rilevatore che può aiutare quindi il rispondente in fase di compilazione. Rispetto a una compilazione in autonomia dove probabilmente il rispondente eh, può eh, rispondere e, e lavorare in un clima più sereno e tranquillo, ma sicuramente non ha un supporto alla compilazione. In ognuno di questi due casi, eh, cioè nel caso della presenza del rilevatore, del rilevatore eh, sarà differente eh, avere una presenza. Um, face to face, quindi diretta, rispetto a una presenza al telefono, quindi a un'intervista telefonica. E, mh, sarà ancora diverso se potremo uh, sfruttare le tecniche computer assisted e quindi avvalerci degli strumenti eh, informatici rispetto a tecniche eh, che continuano a viaggiare su carta. E, e in ultimo uh, stiamo uh, andando sempre più frequentemente verso tecniche eh, miste, quindi è opportuno tenere, eh, cioè fare in modo che i questionari siano mod specific proprio per tener conto delle diverse esigenze. In fase quindi di, ehm, eh, di lavorazione la raccolta dati valuta eh, l'adeguatezza della, della proposta nel caso in cui la classificazione proposta non sia adeguata alla particolare esigenza e si eh, va eh, in trattazione secondo le fasi eh, che vi ha, di cui vi ha parlato Simona ed eventualmente si giunge ad una nuova validazione. Vi riporto un, un esempio per um, comprendere eh, meglio il, il lavoro che ha proprio riguardato la raccolta dati sulla classificazione del, del titolo di studio, sulla quale non entro nel dettaglio perché poi vi verrà raccontata nel dettaglio nell'intervento successivo, ma solo per spiegarvi appunto, gli aspetti che hanno riguardato la raccolta dati. E nell'applicazione per la rilevazione di separazioni e divorzi, che è una rilevazione che viene rivolta ai tribunali, quindi rispondono prevalentemente le cancellerie, effettuata con una tecnica mista perché si sta tentando di portare in tecnica computer assisted, ma che viaggia ancora in larga misura su, su carta con una tecnica cartacea. E quindi le esigenze che dovuto, eh, di cui abbiamo dovuto tener conto dal punto di vista proprio del, del layout, dell'impaginazione proprio del, del questionario. E a sinistra vi ho riportato la eh, pagina proprio del, del modello dove vedete che la suddivisione è in due colonne perché le informazioni devono essere eh, rilevate sia per la moglie che per, per il marito. Quindi ci siamo uh, trovati di fronte proprio a un problema effettivo logistico di, di spazio. Uh, per le esigenze tematiche era sufficiente utilizzare la classificazione più aggregata, nonostante eh, ciò, non è il mio, <laughs> è <tutto laughs> e eh nonostante, è tutto... <ride> il mio proprio, e... Mh, e però la difficoltà non ha riguardato il numero di eh, modalità proposte, ma proprio la loro descrizione, la lunghezza della, di ogni etichetta, di ogni definizione che era troppo lunga e quindi si è proposto di eh, unire e aggregare delle modalità per guadagnare un po' di spazio in termini di numero di modalità, ma anche per eh, proporre una definizione più breve e più semplice, senza dover distinguere, nel caso specifico il problema era sulle lauree di primo e secondo livello. Sul territorio, un esempio semplicissimo sul quale stiamo ancora lavorando, come vi ha detto Simone, il problema sostanziale riguarda il riferimento ai confini attuali, quindi la difficoltà nel caso del, del luogo di nascita per il rispondente a riferirsi ad, al, al confine attuale, quindi la necessità invece di tener conto di proporre una lista che tenga conto del passato. Uno sguardo brevemente al futuro, stiamo lavorando, eh, mh, abbiamo cominciato dalle classificazioni, ma occorrerà tener conto anche delle definizioni di come porre le domande, e delle regole e di tutti gli altri eh, metadati. Che abbiamo detto. E ho concluso, vi ringrazio Grazie. per l'attenzione. Grazie mille. È l'ultimo intervento che descrive proprio. Un caso specifico, il caso del titolo di studio, quindi abbiamo descritto il processo di governance, le attività svolte, eh, l'attività sul glossario. Adesso andiamo a vedere l'impatto su una specifica variabile. Tanto per capire come funziona tutto quanto questo sistema che stiamo, abbiamo, di cui abbiamo descritto vari aspetti in questo. Eh, allora, buongiorno a tutti, sono Anna Calabrio, lavoro per la Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Censimento della Popolazione e presenterò diciamo, un caso studio, eh, proprio quello sulla classificazione del titolo di studio. E si tratta questa di una variabile molto utilizzata nelle indagini rivolte a individui e famiglie, ma anche economiche e amministrative, che però la raccolgono e la diffondono con modalità diverse, quindi se ne è resa urgente eh, la standardizzazione. Il processo di standardizzazione si è concretizzato in diversi step di lavoro, che ora presenterò più nel dettaglio, e, e ha mh, permesso di sperimentare eh, il metodo di lavoro del tavolo, un lavoro essenzialmente di squadra che nel caso del titolo di studio eh, ha permesso di spingersi fino a considerare anche uno standard di diffusione. In primis sono state mh, analizzate le principali indagini sociali e il censimento della popolazione rispetto uh, alla variabile considerata e sono emerse delle differenze. Ad esempio le indagini rivolgono il quesito a popolazioni di età differenti e lo posizionano diversamente nel questionario, nel foglio individuale piuttosto che nella scheda generale. Altri esempi? riguardano il censimento della popolazione che eh, ha nella classificazione un focus dedicato eh, a indagare eh, le competenze linguistiche possedute eh, da chi eh, non ha titoli di studio. L'indagine spese eh, non rileva i titoli di istruzione, formazione professionale e tecnica superiore. Le indagini sociali indagano anche master universitari. E, eh, sono rintracciabili eh, differenze anche nelle linee guida presenti mh, eh, nei manuali di istruzione a supporto delle indagini, così che eh, a quesiti apparentemente identici eh, corrispondono istruzioni e definizioni concettuali diverse. Si tratta di eh, mh, differenze legittime, nella maggior parte dei casi, dettate dagli obiettivi conoscitivi delle indagini. Che però occorre esplicitare per capire come i dati possono essere comparati. Ora tutti questi risultati eh, sono stati portati alla discussione del tavolo, eh, che eh, ha redatto una relazione tecnica eh, in cui eh, viene delineato anche il contesto di riferimento dello standard, sia nazionale che eh, internazionale. Quindi, da una parte, lo standard eh, deve adeguarsi alla normativa nazionale. E sul sistema di istruzione comprendendo i titoli attivi al momento attuale e mh, trattando in modo opportuno quelli superati dall'ordinamento. Deve essere allineato uh, al nuovo regolamento uh, sull'integrazione delle statistiche sociali europee e quindi mh, alle indicazioni mh, Eurostat sulle variabili standardizzate e raccordarsi con la classificazione internazionale dei livelli di istruzione ISCED ehm, adottata dall'UNESCO per comparare i dati su istruzione e ehm, analfabetismo provenienti da tutti i paesi del mondo. Questo è lo standard a 16 modalità. Mm, questo standard è stato uh, da subito calato uh, nella realtà nel senso che ehm, dal confronto del tavolo è stato possibile analizzare gli usi concreti di eh, categorie e, mh, e aggregazioni e, mh, proprio perché eh, si è capito, come anche si diceva negli interventi precedenti, che non poteva essere individuata una soluzione unica per tutti, proprio per garantire l'utilizzo dello standard e per andare incontro eh, alle mh, esigenze conoscitive eh, delle diverse indagini. E così sono stati eh, come eh, presentati. Mh, anche prima eh, definiti questi livelli eh, di acquisizione più eh, aggregati a 8 e a 5 modalità eh, per quelle indagini che non hanno sufficiente spazio da dedicare al titolo di studio, per l'utilizzo del questionario cartaceo, perché non hanno di interesse conoscitivo diretto. E si è posto anche un problema di definire delle etichette nel caso uh, del titolo di studio comprensibili ai rispondenti e eh, raccordabili sul piano eh, della diffusione attraverso gli acronimi mh, associati e gli ALAS di uguale contenuto. E, allo stesso tempo sono state definite anche delle mh, code list specifiche per quelle indagini che rilevano mh, i titoli universitari e. Mh, che non sono inseriti nello standard perché non rappresentano uh, livelli di istruzione superiore rispetto alla laurea, e per il censimento che indaga le competenze linguistiche di chi non possiede titoli di studio. Questo invece è un esempio di armonizzazione delle code list di diffusione. Mm, dunque sono stati analizzati i dataset presenti sui.stat che diffondono il titolo di studio e si è visto come in alcuni casi eh, a parità di etichette corrispondano aggregati differenti, mentre nell'esempio specifico a parità eh, di eh, aggregati corrispondono etichette differenti. Eh, per cui la proposta di standardizzazione è quella di adottare una etichetta univoca, nel caso specifico titolo universitario accademico, per indicare eh, i titoli pari e superiori alla laurea. E come si diceva, eh, la fase tuttora in corso è quella della definizione della terminologia associata alle modalità della classificazione per il glossario unico e rappresenta un'importante fase di disambiguazione e, e di collegamento non solo col lato diffusione ma anche col sistema dei registri. Fatto. Perfetto. <ride> Iniziamo adesso la fase di è prevista che questo incontro abbia una fase di tavola rotonda in cui ci sono alcuni esperti o, o colleghi chiamati a, esperti anche loro no? <ride> chiamati a discutere non c'è nessuno poco esperto chiamati, eh, quindi prego tutti i relatori di mettersi qua spostiamo le sedi manca un, uno delle Io sarei per iniziare visto non so come funziona. Possiamo parlare in classe con lo. Allora eh, abbiamo, abbiamo visto quello che è stato fatto, le motivazioni, e la governance abbiamo visto in questo ultimo intervento abbiamo visto anche su un caso specifico funziona, su un caso specifico come, come abbiamo lavorato perché eh, eh, all'inizio abbiamo detto bisogna parlare bisogna discutere però esattamente come lo facciamo e abbiamo visto proprio un caso interessantissimo il titolo di studio come è finito. Eh, ho finito era il <ride> ho finito quindi adesso eh, in questo tavolo ci stanno varie anime dell'istituto da, da aspetti di processo ad aspetti proprio tematici quindi la prima la prima domanda a ciascuno dei relatori rispetto alla, al proprio specifico quindi Qui abbiamo il processo, che è la prima fase e l'ultima fase, poi tematici, quali ricadute del tavolo d'armonizzazione vedono nella loro specifica attività. Quindi iniziamo col processo, quindi con la raccolta dati che già ha detto e come vedono l'evoluzione di questa attività. Grazie Piero. L'evoluzione di queste attività per la raccolta dati riguarda mh, non tanto e non solo tutto il lavoro interno all'Istituto che è stato molto bene evidenziato negli interventi precedenti. Il lavoro di armonizzazione e classificazione è una cosa molto impegnativa, molto importante che abbiamo messo al centro eh, delle nostre attività in questi ultimi periodi perché avete capito quanto è difficile e impegnativo arrivare a risultati che poi diventino operativi. Ma al di là diciamo, della, ehm, del grande investimento all'interno che è stato fatto, tutto questo si traduce continuamente in una serie di input fondamentali per quello che sono le relazioni con l'esterno dell'Istituto. E, eh, per quanto ci riguarda, proprio eh, Piero sottolinea il processo di raccolta, nel processo di raccolta tutto questo capitale che cresce all'interno dell'Istituto nella condivisione tra le direzioni diventa un potenziale enorme che noi possiamo in qualche modo porre sui vari tavoli che ci vedono coinvolti nelle eh, attività di raccolta dati. Per cui eh, in passato l'istituto si era dotato di un comitato fonti amministrative, per esempio. Questa cosa negli ultimi due anni non l'abbiamo più portata avanti perché abbiamo anche pensato che le interlocuzioni dovessero essere molto operativi con i singoli fornitori e, soprattutto, per esempio, con eh, i fornitori eh, che ci danno i dati contenuti nelle fonti amministrative. L'attività poi si è andata a concretizzare con tavoli proprio di contrattazione specifica per ridurre al minimo lo scarto che poi rimane sempre e su cui bisogna lavorare, ridurre al minimo lo scarto tra dato di natura amministrativa e dato che poi viene trasformato nell'ambito del processo di produzione statistica. Questo è un lavoro molto importante, più riusciamo a riversare tutto il capitale interno che si sta sviluppando su questi tavoli e più in qualche modo riusciamo ad ottimizzare questi processi. Facciamo un paio di giri, poi vi posso fare anche degli esempi, non lo so, ecco, per introdurre, però la mia attenzione è molto focalizzata su questa cosa che è rivolta all'esterno, che poi non è solo sulle fonti amministrative, perché quello che poi passa per le fonti amministrative spesso gira anche su eh, impianti di indagine, però beh, magari su questo ci torno con un secondo giro. Eh, Giovanni. Alla fine. <ride> no. Ok, andiamo, andiamo in ordine così come ci siamo messi. Allora, eh, io naturalmente sono all'altro capo, diciamo così, del, del, del ciclo, perché poi in realtà anche lo schema che abbiamo visto prima del GSBPM poi in realtà si riavvita su se stesso, se vogliamo, perché i risultati dell'attività di, di restituzione dell'informazione statistica poi... Eh, sono verificate alla luce delle nuove esigenze degli utenti che quindi alimentano tutto il processo. Beh, ehm, se devo dire quali sono le ricadute di, 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 di del processo di armonizzazione sui metadati, ehm, dal, dal nostro punto di vista sono molto, molto chiaramente dette. Ehm, cioè questo processo di armonizzazione dei metadati ha un impatto diretto. Eh, non tanto sull'offerta di eh, informazione statistica che noi restituiamo a tutti, ai cittadini, al paese, eccetera, eccetera, ma in realtà in termini di domanda, perché se ci riflettete un attimo, ehm, le, la domanda di informazione statistica che i nostri utenti ci chiedono è metadata driven, cioè eh, i nostri utenti non chiedono attraverso i dati, ma chiedono attraverso i metadati. La complicazione è che chiedono attraverso eh, metadati in linguaggio naturale, spesso in forma confusa, eh, non nello stesso linguaggio, non utilizzando lo stesso glossario, lo stesso tesaurus che utilizziamo noi, quindi è fondamentale disporre di un sistema armonizzato di metadati. Non tanto per costringere i nostri utenti ad utilizzare proprio quel sistema di metadati, ma per avere la possibilità da una parte di eh, impostare dei meccanismi di traduzione, abbiamo parlato di, in conferenza di word embedding e quella è la strada, ma anche dall'altro rendendo noti i nostri metadati, le nostre classificazioni, eccetera, eccetera, abituare in qualche modo gli utenti a considerarli come naturali. Perché? Certo, non possiamo scaricare l'onere sugli utenti di cercare i dati secondo il nostro linguaggio, secondo il nostro glossario. Ma certamente se non rendiamo chiaro qual è il nostro linguaggio e il nostro glossario, non possiamo nemmeno aspettarci che lo facciano, probabilmente per il semplice fatto che lo ignorano. Eh, gli utenti chiedono chi ha il diploma, non chiedono la definizione ISCED del titolo di studio, e noi dobbiamo essere in grado. Da una parte di abituarli a usare una terminologia più consona, fargli vedere qual è la differenza e perché è più impreciso fare così, ma dall'altro avere a disposizione dei meccanismi tra virgolette automatici di traduzione per, qua, per cui quando dicono diploma siamo in grado di dire, ma intendevi dire conseguimento del titolo di scuola secondaria superiore? Beh, ehm. Queste cose che abbiamo toccato adesso hanno toccato altre, altri temi e altri aspetti che sono stati toccati in questa conferenza, tipo per esempio le sperimentazioni che abbiamo fatto, che ho illustrato col machine learning sul linguaggio naturale. Che già diciamo che due anni fa si faceva fantasia su questo, adesso abbiamo già delle. Delle esperienze, dei software, le ontologie, quindi in qualche modo, però eh, tutta la parte tecnologica mh, eh, è, import è importante. Sì, però intanto dobbiamo in metterci d'accordo noi. Eh, la parte tecnologica è un grossissimo abilitante, però insomma mm -hmm. dobbiamo tenere tutti gli aspetti insieme. Adesso mi piacerebbe invece vedere proprio l'impatto. Quindi, per esempio, sulle statistiche sociali, per esempio, eh, visto che sei tu, eh, per esempio la definizione di famiglia, il... Ho uh, il... eh, sì. eh, capito perfettamente, Piero, dove vuoi arrivare. E diciamo che eh, sul sistema di produzione eh, non si può prescindere da un lavoro di eh, armonizzazione delle classificazioni dei metadati eh, perché ce lo impone in primo luogo l'Europa. La Commissione eh, europea e il Parlamento europeo stanno lavorando per arrivare a un regolamento unico delle principali indagini sociali eh, perché appunto siano armonizzate ogni indagine sociale. Mercato del lavoro, relativo al mercato del lavoro, al reddito e condizioni di vita, salute, istruzione e formazione, uso delle ICT, uso del tempo, consumi delle famiglie, avevano un regolamento proprio. Bene, questo ha portato a livello europeo, comunque, nonostante il grande lavoro che è sottinteso all'approvazione di ogni regolamento, al fatto che ogni paese, comunque, rileva informazioni in modo parzialmente diverso e comunque in modo tale che eh, non sempre le, eh, gli aggregati possano essere eh, confrontati. Faccio un esempio, per esempio l'indagine forze di lavoro. L'indagine forze di lavoro in Germania e in Italia, per esempio, le informazioni sono rilevate in una maniera diversa. La Germania rileva ancora come primo quesito la condizione percepita, va bene, quindi una, la condizione soggettiva dell'occupazione, in Italia invece e negli altri restanti paesi, paesi europei si rileva in una maniera oggettiva, parlando appunto chiedendo al rispondente se ehm, nella settimana precedente l'intervista, nella settimana di riferimento ha effettuato almeno un'ora di lavoro. Questo porta a una difficoltà di poter dire se effettivamente l'aggregato degli occupati che rileva l'Italia è confrontato con quello che rileva la Germania. Quindi è importantissimo procedere, quindi è un, diciamo, un obiettivo che ci viene detto, trasmesso e sollecitato dall'Europa. L'Eurostat altrettanto sta lavorando su questo sistema di eh, variabili sociali standardizzate, cioè un set minimo di variabili eh, trasversali a queste indagini che, eh, rispetto alle quali eh, bisogna avere stessa definizione, partire, fare riferimento allo stesso concetto, avere le stesse definizioni, rilevare e utilizzare le, le informazioni statistiche con la stessa classificazione. Poi abbiamo detto praticamente c'è anche un problema eh, di processo di modernizzazione interno dell'Istat, va bene? Quindi eh, non si può prescindere dall'armonizzazione delle classificazioni, ehm, se, eh, se, se non possiamo se si vuole garantire eh, un sistema che permette mh, di migliorare la qualità dei registri e ehm, delle, delle indagini. Di, ehm, procedere verso l'integrazione informativa e di eh, avere una maggiore accuratezza degli output eh, finali. Questo che significa? Cioè, significa praticamente ehm, tanto più se parliamo per esempio nel, per quanto riguarda le indagini sociali al fatto che tutte le indagini che prima ho citato che andranno a finire sotto regolamento europeo sono altresì le indagini che entreranno a far parte del master sample e quindi del sistema integrato con il sentimento permanente della popolazione. Allora, per esempio, quando si parla di rilevare lo Stato termini di famiglie, di voler misurare le trasformazioni familiari, eh, quando si parla di stato civile piuttosto che di relazioni di parentela, più di altre informazioni che riguardano le relazioni all'interno tra i componenti della famiglia e le tipologie familiari, non si può prescindere ad rilevare le informazioni tutti nello stesso modo e in maniera appunto armonizzata e standardizzata. E passo la parola anche a Liana, forse anche lei ha qualcosa da dire a questo proposito, no? Eh sì, mi, mi rilaccio voglio... ovviamente a quello che stavi dicendo perché nel settore istruzione questa spinta europea all'armonizzazione è forte e da molto tempo. Abbiamo infatti una classificazione, la ISCED, che è stata più volte citata oggi, che è alla sua terza versione e che viene periodicamente ogni 10-15 anni aggiornata per tenere conto delle trasformazioni dei sistemi. Questo perché la spinta iniziale è stata quella della necessità di poter confrontare i diversi sistemi di istruzione nei vari paesi dell'Europa in modo da mettere a confronto le performance visto che eh, la, la Commissione europea investe molte risorse nello sviluppo dell'istruzione, formazione e conoscenza. Questa spinta europea è stata molto positiva anche per, per l'Italia perché ci ha costretto, come spesso accade quando l'input viene da organismi sovranazionali, a, ad avviare un processo di convergenza intanto interno in modo da potersi avvicinare e poi allineare a quelle che sono le richieste internazionali. E quindi con il Ministero dell'Istruzione e con l'ISFOL oggi INAP che cura la parte dei dati sulla formazione professionale abbiamo una collaborazione attiva da molto tempo e eh, siamo abbastanza eh, omogenei su, per quanto riguarda i metadati almeno per quelli più importanti tutto questo però ha una ricaduta ovviamente molto importante anche all'interno dell'istituto perché eh, la necessità di confrontare eh, le informazioni che varie fonti producono non tanto sul sistema di istruzione, ma su come questa variabile istruzione si lega ad altre variabili eh, sociodemografiche. È una delle variabili più incrociate nel, nella storia delle indagini sociali. È questo, questo processo eh, sta appunto rendendo utilizzabili molte delle informazioni che vengono raccolte non dal settore istruzione ma da altri settori e che finora purtroppo non potevamo più di tanto gestire proprio perché il quesito, che era la base di quelle indagini, non era utilizzabile ai fini di un corretto confronto, di una corretta compar comparazione con i dati del sistema. Quindi ehm, Partecipiamo come settore e io personalmente molto volentieri a questo processo di armonizzazione che per noi è fondamentale perché ci consentirà più che nel passato di utilizzare le tante informazioni che sono disponibili e che per ora però non venivano più di tanto eh, messe in, in comune. Quindi eh, credo che faremo un salto di qualità abbastanza, abbastanza grosso a breve termine. Eh. In, questa, in questi interventi sono state messe, eh, sono state ripetute due parole che sono il, il nostro mantra, che erano anche il mantra della modernizzazione. Integrazione. Io dico un'altra parola, eh, l'integrazione che, che era proprio la parola chiave della modernizzazione, integriamo le informazioni nel sistema dei registri. E è stato messo in luce come questo processo che è nostro e eh, a questo punto viene anche che noi l'abbiamo iniziato però è anche un processo che viene condotto a livello europeo perché eh, sul lavoro ci sono tantissimi regolamenti sul lavoro differenti che implicano che le ontologie sul lavoro sono una cosa complicatissima a seconda del regolamento europeo che le vede e mettere insieme questi aspetti con la parola integrazione è una cosa essenziale, è una cosa che ha detto Liana la, eh, voglio ricordare il sistema dei registri che sarà una potente fonte di, di integrazione perché, per esempio il titolo di studio sarà una delle variabili di, nel registro di base, quindi noi su tutta la popolazione italiana residente e non residente cioè la popolazione che Abbiamo nel registro di base, avremo il titolo di studio e quello è un fattore di per sé sul, nel registro che porta a un'integrazione, a un'armonizzazione di fatto. Ora qui siamo soprattutto un ambiente Istat tra chi partecipa però eh, eccolo! <ride> vieni, vieni, eh, non te ne che? Sì. Allora, eh, la domanda la faccio dopo, però sei, sei in grado di rispondere? O preferisci, vista la corsa, <ride> mettiti qua, mettiti qua e, mettiti, mettiti lì. e il, la parola che ho fatto. La, la domanda che ho fatto prima, quindi tu sei l'ultimo, era sul come il tavolo di armonizzazione eh, impatta proprio sulla, sugli aspetti di produzione che ti interessano e come vedi che questo era il primo giro. La prima domanda, e quindi abbiamo visto bene nei processi trasversali, nell'aspetto sociale, quindi nell'aspetto. È interessante adesso vedere l'aspetto eh, statistiche economiche, cioè tutta la parte. Funziona? Ok, io comincio con una, una piccola provocazione. La, la piccola provocazione era che i metadati per noi che stavamo in produzione sono sempre stati visti come una cosa per gli utenti, cioè la nostra visione del, del, del metadato veniva. Creato affinché l'utente potesse capire meglio il dato, quindi questa era la, la cultura della diciamo, produzione. Adesso, invece, col processo unico, con il un nuovo modello organizzativo, il metadato invece deve essere qualcosa che serve a noi per la produzione. Quindi, questo è stato un passaggio fondamentale che noi ab abbiamo fatto. E questo ovviamente, quindi, se il metadato è finalizzato alla produzione e non più solamente diciamo, al, all'utilizzo esterno, ora assume un valore strategico che prima aveva invece un valore. Siamo assolutamente eh, comunicativo ora il tema è che nel nuovo assetto organizzativo ci sono varie culture, quindi c'è la cultura, la, anzi, più che cultura chiamano le conoscenze, le competenze, quindi c'è la competenza metodologica, c'è la competenza raccolta dati e c'è la competenza tematica. Quindi queste tre competenze vanno fuse insieme e vanno trovate nel tavolo dell'armonizzazione delle soluzioni che vadano bene per tutti. Quindi la grossa sfida che stiamo vedendo nel processo unico, che siamo ancora in una fase progettuale iniziale, è quello di decodificare i vari linguaggi, le varie insomma le varie conoscenze in un modo che sia il più possibile armonizzato. Questo secondo me è la chiave di, del eh, successo, soprattutto della sostenibilità dei processi produttivi, perché uno dei vincoli della sostenibilità dei processi di produzione che sono stati, grazie alla raccolta dati, diciamo, diciamo, la filiera del, ficesso, del, del, processo, del processo produttivo statistico, che comincia con l'acquisizione dati e finisce con la diciamo, diffusione, ha avuto diciamo, una, diciamo, un una discontinuità enorme con la raccolta dati quindi cioè, l'introduzione della raccolta dati ha costretto tra virgolette tutti a lavorare in modo diverso sui processi ancora si lavora in modo piuttosto tradizionale cioè l'intervento metodologico o quello informatico viene chiamato a risolvere delle situazioni locali quindi il metadato secondo me è essenziale quindi il tavolo per la monetizzazione è cruciale anche per questioni spicciole cioè quando si chiede un intervento informatico con un intervento metodologico o Quando si vuole documentare un processo, di solito si ricomincia da capo. Cioè quando si parla con Fedeli eh, e si parla di un intervento di, eh, di carattere informatico. Gli informatici perdono penso il 70% del loro tempo e i mitologi, probabilmente l'80% per capire cosa devono fare. Perché fondamentalmente il livello di contestualizzazione localismo è ancora spintissimo. Quindi la mia diciamo, risposta è: eh, il tavolo dell'armonizzazione ha un ruolo strategico. Non dovete concepirlo come diciamo, l'ennesimo, eh, diciamo, eh, quindi fondamentalmente eh, non dovreste neanche lontanamente, perché diciamo, il tema è che tutti gli interventi di, eh, diciamo, di natura metodologica, gli interventi di natura informatica, ma la la stessa capacità diciamo, di eh, diciamo, riallocare persone su differenti linee dipendono esattamente da questo, perché diversamente ricadiamo ancora nella cultura locale in cui ci sono proprio barriere conoscitive, cioè l'indagine è, è fatta così, i metadati che ti do sono finti, perché quello che accadeva prima era che il metadato era fondamentalmente finto, era per l'utente e quindi veniva diciamo, abbandonato, non veniva aggiornato. Adesso, se diventa un fattore strategico, diventa fondamentale, quindi c'è un problema, però, secondo me, che ancora è rimasto di armonizzazione dei linguaggi e delle culture delle varie direzioni. Stefano ha introdotto un tema importantissimo per noi, quello di un investimento enorme che stiamo facendo con loro, l'IT e la parte raccolta dati, che è il processo unico per le indagini. Lì il metadato è. Eh, per le indagini sulle imprese, quindi poi lo faremo anche per le indagini sociali dove il censimento permanente si porta presso aspetti di processo unico, l'abbiamo visto già, però sulle imprese c'è un investimento molto grosso, e lì la cosa nuova rispetto al tavolo dei, metada al tavolo dei metadati ed è, una, è che lì i metadati eh, giocano anche un ruolo attivo, cioè i metadati innescano parti del processo di produzione e ne sono proprio fanno parte, non si può fare un processo di produzione senza il metadato che guida, quindi è proprio eh, tutta la parte di variabile è, è, è separata, l'illustrazione del metadato, insomma è tutta una parte molto potente e che stiamo costruendo insieme in questo. Ecco l'ultima parte per chiudere questa riflessione che abbiamo fatto. Qui siamo soprattutto, un, eh, ho detto, una platea Istat, però eh, l'Istat eh, gioca un ruolo centrale eh, nell'ambito Sistan, quindi allora vorrei chiudere questa riflessione proprio sul nostro ruolo e sul ruolo del tavolo dei metadati per il Sistan, come vedete l'evoluzione, come vedete l'impatto, anche perché qui siamo alla Conferenza Nazionale di Statistica e L'occhio al sistema, l'occhio al sistema statistico, eh, deve essere il nostro approccio. Quindi io direi di andare eh, in ordine per semplificare l'esposizione e quindi do la parola a Saverio. Grazie Piero. Riprendo la sottolineatura che avevo fatto nel primo giro, cioè che questo discorso dei metadati è fondamentale per l'esterno e quindi quando tu chiami in causa. Termine Sistan torna un po' a bomba con quello che, che stavo dicendo all'inizio. Per sottolineare questa importanza, cioè per far capire, almeno penso che sia utile condividere, quanto questo tipo di nostro lavoro impatta sugli altri, cioè quanto lavoro generiamo sugli altri, faccio tre o quattro esempi. Ricordando che, eh, secondo me ha fatto bene Luciana prima a richiamare il discorso della modernizzazione su questo, su questo aspetto, la modernizzazione in qualche modo da, dal nostro punto di vista di raccolta dati ha messo la raccolta dati come punto unico, principale, centrale di rapporto con gli enti esterni per quanto riguarda l'organizzazione, la pianificazione, l'ottimizzazione, l'innovazione nei sistemi di raccolta. No? Ci stanno proprio alcune indicazioni fondamentali all'interno del processo di modernizzazione che danno alla raccolta dati questo ruolo rispetto agli enti del Sistan e ai fornitori in genere. Tre esempi per capire quanto lavoro generiamo e quanto se lo facciamo bene in maniera armonizzata, questi eh, sono diciamo, investimenti che tornano a noi anche in senso positivo per la produzione di statistiche armonizzate. Stiamo per acquisire ormai lavori sono in corso, alcuni eh, record sono entrati in maniera significativa come test, eccetera, eccetera, è il discorso delle comunicazioni obbligatorie, che voi immaginate quanto possa essere importante. Bene, le comunicazioni obbligatorie che iniziano a entrare in Istat hanno armonizzato con il sistema delle indagini eh, su, sulle famiglie e soprattutto su, con l'indagine forze di lavoro, per esempio la variabile professione, che è un classico esempio di... Metadato strutturato in una classificazione ufficiale. Questo perché in fase di raccolta nel 2012-13 non, non mi ricordo, in qualche modo cioè l'Istat ha fatto tutto un lavoro eh, certosino con il ministero fino a che la classificazione CP 2011 non è stata imposta con decreto del Ministero a tutti i nodi regionali che alimentano il sistema delle classificazioni obbligatorie. Quindi i record che adesso nel 2018 finalmente cominciano a entrare in Istat si trovano una variabile armonizzata dal sistema delle professioni che aveva coinvolto il Ministero dell'Interno e l'aveva impegnato a standardizzare la classificazione delle professioni della CP 2011. Quindi un esempio diciamo, virtuoso di questa esperienza che ha coinvolto il Ministero del Lavoro, il MIUR, l'INA, l'Union Camera, eccetera, eccetera, tutti quanti parlano lo stesso linguaggio e dal punto di vista dell'Istat, non solo dal punto di vista dell'armonizzazione del processo interno, ma soprattutto anche dell'acquisizione di ulteriori dati e fonti esterne, questo è un capitale enorme. Eh, terzo esempio, e poi torno sul secondo, praticamente. Eh, abbiamo curato dall'inizio anche i sensi della normativa, cioè questo ce lo dice il 322, non ce lo scordiamo e ce lo ridice in maniera ancora più forte il DPR 166 del 2010 quando dice che noi andiamo a definire i metodi e formati e la standardizzazione della modulistica amministrativa, eh, tutto il lavoro che è stato fatto nel corso di 3-4 anni per l'impianto dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. Quindi ANPR adesso che sta cominciando lentamente ma sempre più velocemente a decollare, cioè fino a eh, 5-6 mesi fa eh, c'erano i famosi 24-25 comuni entrati, adesso ne entrano mediamente 4-5 al giorno e stiamo a 340 comuni per un totale di popolazione di più, quasi 5 milioni di persone. ANPR si basa esclusivamente sulle classificazioni ufficiali che noi dell'ISTAT gli stiamo passando continuamente con riferimento al territorio, agli stati esteri, al titolo di studio e non da ultimo al Stato civile. Tutto il lavoro che l'ISTAT ha fatto interdirezionale sullo Stato civile è stato traslato dentro il sistema ANPR, quindi vuol dire che quello che noi abbiamo deciso tutti quanti insieme impatta su 8.000 comuni. 8.000 comuni hanno adottato la classificazione di Stato civile con l'aggiornamento dell'Unione Civile e questo ci ritorna poi sul versante delle indagini, perché quello che noi abbiamo fatto in questo piano lo abbiamo traslato immediatamente sulla nuova rilevazione che facciamo dal 1 gennaio sulle unioni civili e sull'aggiornamento delle rilevazioni su, stato, eh, su separazioni e divorzi. Quindi è un circolo tra fonti amministrativi, nuovi sistemi e indagini che in qualche modo diventa secondo me sempre più virtuoso non ci scordiamo che dentro NPR c'è in nuce è un processo complesso che però da un punto di vista dell'armonizzazione dei metadati è fondamentale, c'è in nuce la sfida di allineare al più presto possibile, adesso qui non ne parliamo perché se no ci vorrebbe un seminario a sé la NPR con l'ANXU quindi come vedete praticamente andiamo a toccare tasselli molto molto delicati e eh, aspetti strategici per la vita del paese Intervento sintetico, allora fondamentalmente, cioè, io sto pensando al SISTAN, il SISTAN fondamentalmente che cos'è? Mercato unico europeo, cioè un grande flusso di dati, cioè noi recepiamo molti dati dagli enti SISTAN per la produzione statistica che si bada sempre di più sui dati amministrativi e sui dati eh, fiscali e rilasciamo fondamentalmente una marea di dati eh, in ambito, quindi, quindi essenzialmente è un grande mercato in cui vengono ma scambiati i dati, perché tendenzialmente come il mercato europeo è un mercato chiuso, quindi dove fondamentalmente ci sono delle regole, delle procedure, comunicazioni eccetera eccetera, più raramente scambiamo la conoscenza, cioè tendenzialmente girano un botto di dati, ma tendenzialmente quello che si vede proprio dalla compilazione delle schede SISTAN, cioè la compilazione delle schede SISTAN da parte degli uffici di statistica, degli enti SISTAN, è abbastanza folcloristica, cioè, cioè non capiscono l'unità statistica. Cioè, quindi c'è un, un problema, di, da un lato, di educazione, quindi di, di, di cultura statistica: cioè girano un sacco di dati, ma gli attori, gli uffici, diciamo, uh, di uh, statistica non riescono a classificarli. D'altro canto c'è un tema molto rilevante che, appunto, per tenere il sistema unito, quindi per andare avanti. E molti enti chiedono appunto il famoso supporto metodologico che quando poi alla fine chi dice ma cos'è questo supporto metodologico perché diciamo cos'è un campione no non è il campione cioè, quindi quello che loro stanno cercando fondamentalmente è di stare più vicini all'ISTAT non solo scambiandosi dati ma anche acquisendo una standardizzazione maggiore quindi secondo me una sfida rilevante è quello che il sistema dei metadati potrebbe veramente diventare un altro livello cioè nel senso del, del del sistema ci scambiamo i dati, potremmo armonizzare i metadati in modo molto forte e questo farebbe sì che oltre a scambiarci i dati cominciamo a scambiarci la conoscenza. La mia diciamo, valutazione attenta su questo punto è attenzione all'intellettualismo, cioè purtroppo nell'elaborazione del metadato da parte dell'ISTA talvolta, tendenzialmente anche tra noi, cerchiamo sempre la perfezione divina che, che non esiste in terra. Quindi secondo me quello che serve agli anti-system è magari una versione semplificata del processo unico. Cioè, tendenzialmente, sulle classificazioni ha ragione. Cioè, tutto quello che ha detto eh, Saverio, io lo, lo sottoscrivo, quello diciamo, l'ho tolto. Quindi classificazioni, questa cosa è, 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 è sacrosanta. Però volendo andare avanti, perché i metadati sono tendenzialmente la conoscenza dell'indagine, fondamentalmente quello è... è cioè è la conoscenza e la qualità dell'indagine. Secondo me potremmo, secondo me, e gli enti sista lo recepirebbero estremamente in senso positivo come maggiore vicinanza all'istituto, coinvolgerli in un processo di integrazione del metadato. Va fatto però secondo me in una, eh, una logica di cambiamento culturale, cioè non imponendo i nostri cavilli ma cercando di stare a un livello intermedio che gli fa fare un salto ma non li diciamo massacra, eh, quindi va trovata insomma, la giusta misura, ma secondo me è un'ottima strategia. No, io non ho moltissimo da aggiungere, ehm, non ho capito tutto quello che ha detto Stefano, ma quello, su quello che ho capito non sono d'accordo, però... Ehm, io penso che invece ci sia un compito, ma lo vedo come un compito di servizio, non come affermazione di cavilli nei confronti del, del Sistat. Purtroppo devo rilevare che, eh, poiché ci muoviamo ancora nel contesto normativo del 322, e il 322 già ci attribuiva questo compito: attribuiva il compito all'Istat di definire eh, appunto, le classificazioni, eccetera, eccetera, per tutto il sistema. Compito che non abbiamo assolto? Non lo so. Compito che sicuramente non avevamo gli strumenti, non avevamo tutti gli strumenti per, per assolvere. Eh, io sono molto scettico di fronte agli strumenti che sono puramente giuridici, cioè si costituisce un obbligo di, quando poi quest'obbligo o non ha proprio la sanzione o comunque la sanzione non è applicabile, le cose non vanno avanti se la dovessi dire con uno slogan in inglese, tools not rules. Proviamo a eh, costruire strumenti i quali possono essere appunto di, di, di utilità anche per il mondo sista. L'esempio che ha fatto Saverio, secondo me, è un esempio virtuoso. Aggiungo soltanto un'altra cosa, anche se forse Piero eh, mi dirà che anche questa volta ho aperto una via di fuga laterale. Attenzione, dico che... Eh, I metadati sono anche una chiave di integrazione ex post, diciamo così, una chiave di integrazione di output, perché quando leggiamo i metadati dalla prospettiva delle ontologie, allora capiamo che i metadati, anche nella fase, diciamo così, di restituzione dell'informazione e di diffusione, possono aprire possibilità di integrazione. L'abbiamo fatto no, con il linked open data su base censuaria. Linkandoci ai dati dell'Ispra e eh, via via che sviluppiamo diciamo così eh, questo sistema sui metadati, consentiamo, attraverso ontologie che si parlano tra loro, integrazione. Eh, la parola a voi eh, riprendevo una frase che diceva, riprendendo un discorso che ha fatto Piacentini qui rispetto a tools not rules. Eh, lui diceva e raccontava la sua esperienza di 15 anni fa quando dovevano eh, ri, è un problema simile quando dovevano riportare a, mh, a classificazione unica i prodotti che loro vendevano amazon quando è iniziato e, e all'inizio c'avevano gli omini che andavano per ogni richiesta fatta in linguaggio naturale andavano a ricercare. Poi già dieci anni fa hanno iniziato a usare tecniche di machine learning che aiutavano in questa classificazione automatica. Quindi quello, eh, questi aspetti sono aspetti fortemente abilitanti in tutto questo processo, cioè il portà, perché alla fine la gente parla in linguaggio naturale e riportare il linguaggio naturale. In una regola statistica che è una classificazione chiusa è un'operazione un che va fatta, però possiamo essere aiutati. Io do la parola agli, agli sì, ultimi due anni. Eh, diciamo che mh, molte delle suggestioni che sono emerse oggi praticamente, e anche nei giorni passati della conferenza di statistica eh, in qualche modo eh, sollecitano. In questo senso un ruolo, il ruolo facilitatore di supporto eh, dell'Istat in ambito Sistan praticamente. È stato più volte sottolineato, in, mh, almeno negli incontri a cui ho partecipato, il fatto del ruolo dell'Istat inteso come fondamentale per superare logiche proprietarie dei dati. Quindi che spesso e volentieri le amministrazioni pubbliche invece hanno, no? mm, anche quando interloquiscono con, con l'Istituto Nazionale di Statistica. Quindi ehm, praticamente invece questa logica va superata proprio a favore di un progetto comune che invece è comune e trasversale a tutte le istituzioni, che è quello di offrire informazioni eh, della statistica ufficiale, utilizzabili, utilizzabili dagli stakeholder, utilizzabili. Dai policemaker e utilizzabili dai cittadini per approfondimenti e studi in questo senso. Eh, per esempio il tre pomeriggio siamo stati come produzione chiamati, dall'autorità garante, dall mh, garante eh, per l'infanzia e l'adolescenza proprio per risolvere un problema di utilizzo delle informazioni statistiche prodotte dal Ministero dell'Interno attraverso il sistema e in, è acquisita all'interno del sistema informativo Simba, che è una costola del più ampio eh, sistema eh, informativo sull'utilizzo eh, eh, delle politiche dei, diciamo, dei, dei servizi sociali. Eh, per quanto riguarda il Simba, si fa riferimento a bambini, adolescenti e alle loro famiglie. E cosa succede nel rapporto tra Garante e Ministero del Lavoro? Che il Ministero del Lavoro ha detto che le informazioni che vengono raccolte nel sistema informativo non possono essere utilizzate a finalità statistiche perché in realtà la finalità, lo scopo ultimo del Ministero del Lavoro è quello di produrre eh, informa eh, informazioni utili da un punto di vista esclusivamente amministrativo. Ecco, mh, peraltro voglio dire il garante della privacy ha suggerito al garante dell'infanzia di rivolgersi all'Istat per superare questa impasse e farsi promotore presso il Ministero del Lavoro per far comprendere che invece è possibile e utile proprio avvalersi di quanto prevede la norma che ci attribuisce comp questi compiti eh, sulla base di, degli, del Regolamento 322 o del 166 di farci eh, parte verso, parte terza verso il Ministero del Lavoro perché si tenga conto dell'esigenza eh, dell'autorità garante del, dell'infanzia dell di mh, avvalersi di informazioni che permettano poi al garante di formulare proposte normative che favoriscano eh, gli interventi sulla infanzia che eventualmente ha, ehm, eh, vive problemi di disagio sociale. Per quanto riguarda anche, ehm, anche condivido pienamente anche quanto diceva Saverio, il lavoro che sta facendo l'Istat sulle comunicazioni obbligatorie praticamente rispetto eh, agli aspetti del lavoro, rispetto alle classificazioni sul, eh, sulle professioni. Eh, lì ci sono, si è riusciti finalmente a mettere insieme su un tavolo eh, Istat, IMSS, INAI, LA eccetera per cercare proprio di avere un linguaggio comune, per avere definizioni comuni, per muoversi tutti. Praticamente, verso la produzione di informazioni che eh, siano, chiare, ci, eh, al, siano chiare e utilizzabili da tutti. Ehm, la stessa cosa. Mh, Chiaramente so, condivido perfettamente anche quanto sostenuto da eh, Giovanni per quanto riguarda eh, invece tutta la parte degli aspetti relativi agli output. Ecco, questo io penso che sia eh, un ruolo importante che ci viene sollecitato da parte de, del, degli utenti e, che, e di cui l'Istat si deve prima o poi fare carico. Insomma, eh, Liana, eh, chiudiamo questo giro di tavolo con Liana. Poi ci... Vabbè, velocemente condivido la. Quasi totalità delle cose dette, a parte quello che ha detto Stefano, che non si è capito. No, scherzavo che mi... <ride> penso di aver capito, e nonostante quello che dice Giovanni, condivido pure. Nel senso che sono spunti molto interessanti, soprattutto la prima cosa che hai detto: cioè che i miei dati finora erano visti più come una seccatura che come uno strumento utile, mentre invece mi pare che tutti stiamo sostenendo che servono e come. Quindi, eh, senza ripetere troppo. Condivido pienamente soprattutto il fatto che l'Istat debba svolgere il ruolo di garante del quadro informativo sui vari settori in termini di completezza e di coerenza. Allora, se questo è l'obiettivo ovviamente tutto quello che si può mettere in campo per arrivarci è, è doveroso. E quindi non solo lo condivido ma nei limiti della piccola esperienza che, che mi compete cerco anche di praticarlo. Ho citato prima... Nel primo intervento il, il lavoro di collaborazione con il Ministero e con l'ISFOL, che sono fruitori ma soprattutto produttori in ambito SISTAN di statistiche sull'istruzione e formazione. Bene, grazie a questa collaborazione che capisco non si può replicare facilmente in tutti i campi, ma lì fortunatamente, avendo un lavoro lungo alle spalle, è possibile. Siamo riusciti appunto a, a, a produrre, eh, per come eh, le informazioni ci sono, una uh, possibilità di lettura integrata delle varie, delle varie fonti. Cioè ognuno produce con i suoi metodi le sue tecniche, però abbiamo concordato delle classificazioni non sono state imposte, neanche l'avremmo potuto fare più di tanto, ma le abbiamo concordate, anche se l'Istat in sede internazionale ha il compito ufficiale di coordinatore nazionale delle statistiche, però è un ruolo che va svolto nei termini che si diceva, cioè in collaborazione e in partecipazione con gli altri organismi. Questo ci ha permesso di essere molto vicini alla nuova versione della classificazione dei titoli di studio che riguarda non solo il livello di istruzione, la ISCED che è stata citata, ma anche il campo disciplinare, che è una cosa che voi capite ognuno codificava finora a modo suo, le regioni in primis, anche perché la classificazione dei campi disciplinari è un po' una forzatura rispetto a come i paesi si organizzano. Che, nel campo della formazione professionale si tende più a definire la figura professionale a cui il corso prepara, più che la disciplina di studio. Quindi è un concetto un po' difficile da, da applicare. Però con la collaborazione che dicevo prima stiamo arrivando ad una codifica condivisa e quando la metteremo sul, sul sito dell'Istat... Io credo che daremo uno strumento importante a tutto il sistema statistico nazionale, fruitori e produttori, eh, in modo che eh, le, varie, le varie informazioni che si raccolgono siano leggibili eh, nell'ottica integrata di cui stiamo tutti discutendo. Ecco, eh, l'ultimo, chiudiamo questa sessione. Ringrazio chi ha presentato. Ringrazio i relatori, ringrazio soprattutto Maria Francesca e Mauro che, che l'hanno organizzata e, e poi ringrazio tutti quelli che lavorano al tavolo sui metadati e anche perché è un lavoro molto importante, è un lavoro in corso di evoluzione. Le due parole chiave che sono emerse, su cui ci dobbiamo ripetere ma su cui le conosciamo bene e stiamo lavorando sono integrazione sempre a tutti i livelli e condivisione proprio perché siamo un sistema complesso queste due parole ci devono guidare sempre nella nostra azione e condivisione vuol dire anche uno stile di lavoro lo stile di lavoro che ci, per, ci permette di costruire una cosa come il tavolo dei metadati dove ognuno si mette in gioco e, e può accettare anche che gli altri intervengano nei propri ambiti nei propri perimetri quindi la parola condivisione eh, per il successo di quello che stiamo facendo eh, non è solo un discorso che va sul dato, ma eh, va anche sui nostri stili di lavoro, sull'accettazione che qualcun altro entri e che noi in qualche modo ci possiamo sentire responsabili anche di quello che fa qualcun altro. Grazie a tutti e, e basta.